Nel paziente adulto la dermatite atopica compare solitamente intorno ai 30 anni e si manifesta con una tipica dermatite eczematosa sulle zone del collo, il décolleté e anche il retro delle ginocchia, i piedi, ma anche in zone non molto visibili o zone come il viso, il cuoio capelluto, le mani e gli avambracci. Quindi è una questione abbastanza impattante anche per il paziente. Come viene gestito oggi il paziente con dermatite atopica e quali sono i limiti di queste terapie? Ne abbiamo parlato a Verona durante la 93esima edizione del congresso SIDEMAST con il professor Paolo Amerio. Professore, quali sono le terapie che oggi abbiamo a disposizione per trattare la dermatite atopica dell'adulto nelle forme moderate e gravi? Dobbiamo distinguere, c'è una terapia atopica, una fototerapia e una terapia sistemica. Nelle forme moderate e gravi generalmente si utilizza la fototerapia, si possono utilizzare gli UVB a banda stretta con dei discreti risultati, ma con degli svantaggi legati alla distanza dalla sede in cui la fototerapia è presente e dei disagi legati alla lunghezza del trattamento. Per quanto riguarda invece la terapia sistemica, in questo momento abbiamo direi pochi farmaci, prevalentemente immunosoppressori. Il farmaco più utilizzato è sicuramente la ciclosporina, che è relativamente efficace nel breve periodo, non si può utilizzare per un periodo troppo lungo e quindi deve essere messa in rotazione eventualmente con altre terapie. Pone dei problemi di tossicità renale qualche volta, quindi bisogna sottoporre il paziente dei controlli continui nel tempo. Altre terapie sempre immunosoppressive sono di seconda scelta, possono essere l'azatioprina, il metotrexate o il micofenolato mofetile. Anche queste non hanno degli studi randomizzati controllati in doppio cieco che permettono di darli con una evidenza forte e quindi si basano un pochettino più sull'esperienza del singolo sanitario che li utilizza e hanno un'efficacia direi relativa nella dermatite atopica moderata grave. Ecco, quindi come ci accennava ci sono dei limiti di queste terapie, ma a breve anche sul mercato italiano arriverà la prima terapia biologica. Qual è il meccanismo di azione di questo farmaco? Il meccanismo di azione della terapia biologica, che si chiama Dupilumab, è il blocco di una subunità recettoriale che è in condivisione fra l'interleuchina 4 e l'interleuchina 13. Questo blocco permette quindi la riduzione della funzionalità di queste due citochine, che sono due citochine pivotali, centrali nella patogenesi della dermatite atopica, e permette di risolvere tutta una pletora di azioni che queste citochine svolgono direttamente o indirettamente, fra cui il ripristino dell'integrità di barriera, la riduzione della risposta immunitaria a tipo TH2 mediata, ma anche effetti come quello della riduzione del prurito interleuchina 31 mediata. Cosa cambierà nella cura del paziente? Allora, dagli studi registrativi ai quali anche noi abbiamo partecipato si prospetta un futuro assolutamente roseo per i pazienti con dermatite atopica moderata grave, perché questi farmaci sono risultati essere discretamente molto più efficaci rispetto ai farmaci tradizionali, coprono tutta una serie di sintomi e di altre manifestazioni della dermatite atopica che prima non venivano coperte, e quindi sicuramente il paziente avrà un notevole beneficio dall'introduzione nel mercato di questa nuova molecola.